Ciao a tutti e bentornati sul canale di Flippato Games. Io sono Filippo e questo è Bloodborne. Dopo questo avvio d'episodio abbastanza singolare, è ora di andare finalmente nel buco. Ok, siamo arrivati in fondo. Oh. Una notte di maledizioni, una notte da ricordare. Non sei d'accordo, Nico? Ok, abbiamo già parlato con lui. Sì, mi ricordo anche di aver fatto cadere la bottiglietta. Ora. Perché qua la parte complicata. Attirare l'oro. Dai, venite. Ok, non siete quasi più il problema. Se non che il mio attacco è più lento del vostro. Ora, lì, se la mappa tridimensionale che mi sono fatto è giusta, c'è uno di quello coi sacchi. Allora, cane, muoviti. Eccolo, infatti. Eliminato lui, dovrebbe essere molto più semplice procedere. Conoscenza del folle, guarda caso sempre o quasi in corpi della chiesa. Ok, tu sei un fantasma. Voi, quest'arma qua è molto lenta. Che è uno svantaggio perché non è brutta, eh. Questo sarà sicuramente uno shortcut. Penso che di sapere per dove. Wow. Non mi aspettavo certo di arrivare qua. Pensavo di arrivare nella porta chiusa in cima all'officina della chiesa. Quindi è uno shortcut che permette di non utilizzare la chiave del cancello. Non avendo la chiave del cancello, si scende qui. Sì, perché lo sblocchi e sconfiggi. Ok. Quella cosa. È targettabile. Oh, è uno di quei cosi. Gemma di sangue del fuoco. Lama d'osso dello sciamano. È un'arma? No. Una lama d'osso rivestita da rivoltante fluido spinale. Viene usata dai guardiani del vecchio labirinto, in particolare da quelli che presiedono i rituali. Quando una vittima subisce un taglio, il fluido spinale verde ne annebbia temporaneamente i sensi, rendendole difficile coordinare i movimenti. La lama, che non è adatta per la battaglia, deve tagliare in profondità per essere efficace. Nel farlo, si spezza. Ok, e poi non mi ricordo già più. Oh, questa. Ok, ok.
Oh. Se mi date il fuoco, ragazzi, faccio i grandi danni. Ora, quest'area deve essere... Credo che sia completa. Andiamocene allora. Allora ragazzi, ho provato a inserire la runa, ma non ne vale assolutamente la pena. Nel senso, trasforma completamente il danno fatto da fisico a fuoco. Non c'è assolutamente nessun split damage. Inoltre, il danno magico scala direttamente su arcano. Quindi mi toglie due scaling e me ne aggiunge uno. Cos'è? Oh, porca miseria. Ok. Togliti. Quindi non ne vale assolutissimamente la pena. Ah. Conoscenza del folle e altro chierico. Bargenwert. Allora, se di lì si prosegue, di qua no. Probabilmente. Quindi male non fa esplorare l'area. Vediamo con lo spadone, eh. Ah, non puoi proprio... Allora, tu sei morto, di qua si va avanti. Ancora proiettili. Ok, questa è la via principale. Questo cancello non si aprirà mai. Vediamo se c'è la leva qua di fianco. No. Vediamo se riusciamo a fare un parry. Capito se l'ho fatto oppure no. Questi farmano proiettili a volontà. Ok, è un'area molto molto piccola. Oh, porca miseria, lui. Sì, spam magia. Eccola. Che ha brutto vizio di lasciarmi sempre in fin di vita. Non mi fido a... Ok. Eccola. Porca miseria. Ok.
uno dei nemici più scomodi che abbia mai affrontato. Ok. Ma no, dovresti essere morto! Oh! Maledetto! Tutti i punti di intuizione sprecati. Lago arcano. Lago arcano potenzierà la difesa arcana. Sì. Questi esseri tra l'altro sono fortissimi. Speriamo di non trovarne più. Bellissima questa scena. No, non che te. Ok. Oh! Accidenti, no, follia! Oh! Questa porta non si aprirà. Ok, non si apre. Abbiamo già finito le fiale. Allora lui. Fai più male che nel dungeon. Porca miseria. Perché non ti riusciamo a colpire? Altro fa il verso della Cleric Beast, cioè non saggezza del grande essere. Wow, dovrebbe dare 3 punti intuizione. Qua cosa abbiamo? Ah, un altro. Fiale. Dal cadavere sarà sedativi. Shortcut. Ah, si è entrata là dentro. Ok. Direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti.